Le lezioni a scuola sono terminate, ma le proteste sono tutt'altro che finite. Il decreto legge 36 sulla formazione ed il reclutamento dei docenti è infatti ad un passo dall'essere convertito in legge. E così il gruppo di lavoro Cultura e Scuola dell'Associazione Arezzo 2020 per cambiare a sinistra ha promosso l'incontro dibattito organizzato in collaborazione con la Federazione Lavoratori della Conoscenza CGL di Arezzo. Un decreto legislativo che entro breve tempo, visto che è stato emanato appunto il 1° maggio del 2022, entro il 30 di giugno dovrà essere approvato perché diventi veramente effettivo. Il decreto prevede una formazione continua esternalizzata alla scuola, data in carico a un ente formatore professionale privato che formerà questi docenti a cui vorranno aderire, perché la cosa è attualmente volontaria, di cui un 40% di questi docenti riceverà il cosiddetto premio, quindi non nemmeno tutti. Il problema fondamentale è come si reperiscono le risorse per introdurre questa pseudo-meritocrazia, come si reperiscono le risorse, e lo si fa facendo ulteriori tagli alla scuola. Infatti le risorse vengono reperite attraverso il taglio di tutto l'organico del personale del potenziamento, personale che ovviamente serve per varie cose, per potenziare sia alcune materie dove gli alunni sono più in difficoltà, ma serve anche per fare le supplenze all'interno delle scuole. Infatti dal 2026 tutto l'organico potenziato dovrebbe scomparire. Quindi noi come FLC Arezzo stiamo facendo, come in molte province d'Italia, stiamo convocando la politica per dirgli di bloccare questa trasformazione del decreto legislativo in legge, di trasformarla in legge, perché è di mettersi a sedere e andare veramente a valutare le risorse da mettere nuove per la scuola, perché non si può andare a fare ulteriori tagli all'interno della scuola, ma anzi la scuola ha bisogno di nuove, ulteriori e importanti risorse.